Ciao a tutti e bentornati sul canale Nuovo Vuota Etina Day, cosa mangio in un giorno. Vi ricordo che se non vi volete perdere i miei video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi ho deciso di farvi vedere come faccio questo ciambellone di sole albumi senza burro, morbidissimo, che rimane morbido per giorni e poi somiglia tantissimo alla Kinder Paradiso. Quindi partiamo subito. In una ciotola mettiamo 180 g di zucchero, l'acqua, l'olio e la buccia del limone. Come potete vedere non c'è il burro, c'è l'olio e poi c'è anche l'acqua, quindi non c'è neanche il latte. E in un'altra ciotola iniziamo a montare gli albumi. Io avevo un sacco di albumi da consumare perché di solito acquisto l'albume liquido nel banco frigo del supermercato. Ci metto anche un pizzico di sale e inizio a montare a neve l'albume, deve essere bella ferma. A questo punto riprendo la ciotola dove ci ho messo i liquidi e metto anche la farina, la setaccio e ci metto anche una bustina di lievito, se volete anche una bustina di vanillina. Mescolate bene affinché la farina si possa sciogliere completamente e poi ci aggiungiamo a poco gli albumi, sempre dal basso verso l'alto per non farli smontare. A questo punto possiamo mettere il nostro composto all'interno di uno stampino da ciambella e inforniamo a 180 per circa 30 minuti, poi ovviamente fate sempre la prova dello stecchino, no? Per vedere se è cotta anche dentro. E questo è il risultato, una ciambella sofficissima, ottima per la colazione. Invece ho deciso di preparare dei maltagliati con pomodorini e mandorle. Allora, ho preparato quindi la pasta fresca utilizzando 200 g di farina 00, un pizzico di sale, due uova, acqua e olio. Quindi ho preparato l'impasto per la pasta. È facilissimo da fare perché i maltagliati davvero si fanno in un attimo. E poi avete la soddisfazione di fare in casa la pasta fresca. Una volta che ho messo tutti gli ingredienti insieme, vado appunto a lavorare un po' la pasta con le mani, aggiungendo farina fino a quando risulterà bella asciutta e non appiccicosa. La stendo un pochettino per farla entrare nella macchina per tirarla. Se non avete il tirapasta potete utilizzare il mattarello, ma ci vuole davvero tempo, quindi vi consiglio comunque di utilizzare un tirapasta. Io l'ho lasciati un po' più doppi del normale, di solito i maltagliati vanno fatti sottili come le tagliatelle, quindi magari la prossima volta cercherò di tirarla ancora un altro po'. A questo punto mettete un sacco di farina e arrotolate su se stessa la pasta e iniziate a tagliare prima a destra, poi a sinistra, poi al centro, quindi creando proprio dei triangoli. Ecco perché appunto si chiamano maltagliati e poi davvero è semplicissimo da fare. Questi vanno su un canovaccio con della farina e li lascio ad asciugare per un paio di minuti fin quando appunto dovrò cuocerli. Nel frattempo preparo delle mandorle che ho tritato e taglio dei pomodorini. Andrò a fare un sughetto con questi pomodorini, con un po' di basilico e aglio, ma se volete potete anche tritare tutto insieme, quindi tritare gli ingredienti, un po' di olio, aglio, pomodorino, basilico e mandorle, e fare una vera e propria pasta fredda. Quindi potete sia cuocerli come sto facendo io e quindi fare un sughetto caldo, oppure fare un sughetto a freddo, quindi è a vostra scelta. Vado a cuocere la pasta in un secondo, come ben sapete la pasta fresca basta che sale in superficie ed è cotta, e poi vado a condire con pomodorini, mandorle tritate e basilico, e questo è stato il mio pranzetto. Passiamo allo snack, che so che è la parte che preferite di più. Oggi vi faccio vedere come fare dei biscotti senza forno con soli 3 ingredienti. Sono questi biscotti fatti con cioccolato, avena e riso soffiato. Si fanno davvero in un attimo e poi sono golosissimi. Sciogliete 200 g di cioccolato fondente a microonde o a bagnomaria, come preferite. E una volta sciolto ci andate ad aggiungere 40 g di fiocchi d'avena e circa 10 g di riso soffiato. Poi vedete, se vi sembra troppa la cioccolata andate ad aggiungere ancora riso o avena, come preferite. Mescolate bene tutto e iniziamo a creare dei veri e propri biscotti aiutandovi con due cucchiaini. Se non riuscite a creare diciamo questi biscotti un po' rotondi, potete anche versare tutto il composto all'interno della teglia con carta forno e appiattirla. Poi una volta che sarà completamente asciutta potete tagliare tipo delle barrette.
questo è stato lo snack di oggi, servito ovviamente con una buona tazza di caffè. Per cena invece ho preparato un risottino con speck e melone. Sembra strano, ma in realtà ragazzi dovete provarlo perché è delizioso, è veramente tutto molto combinato come gusto. Allora mettete ovviamente la cipolla, il burro, fate soffriggere un po' la cipolla, poi ci aggiungiamo lo speck, facciamo rosolare un pochettino. Facciamo tostare un pochettino il risotto e lo iniziamo a cuocere con un po' di brodo e poi quasi a fine cottura ci aggiungiamo i pezzettini di melone. Ovviamente non esagerate con il melone perché magari poi risulta troppo dolce. E questa è stata la nostra cena. Un risotto che dovete assolutamente provare. Il melone, per esempio, potrebbe anche essere sostituito dalla zucca. Ragazze, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!